all'interno del locale durante tutti gli spostamenti si pregano inoltre gli spettatori a fine evento di rimanere al proprio posto Thank <laughs> you Buonasera, benvenuti a questo incontro molto atteso con Gianrico Carofiglio, centrato sul suo ultimo volume edito a Feltrinelli della gentilezza e del coraggio. Che sono due parole eh, che hanno molto a che fare con questo festival insieme che abbiamo fatto in, in questi giorni, perché sono state proprio le due parole che ci hanno ispirato. Il coraggio inteso non come sfida in questo momento difficile, ma come responsabilità, accoglienza e cura. Responsabilità perché è un momento appunto difficile e quindi è molto complesso organizzare una manifestazione così articolata. Accoglienza perché il nostro primo pensiero è stato fare in modo che tutti coloro che arrivassero ad ascoltare, ad incontrare gli autori, a ritoccare le copertine dei libri, a guardare, a girare negli stand degli editori, potessero sentirsi tranquilli. E la cura che forse non si vede, ma che grazie a tutti gli staff che hanno lavorato qui e alle decine di ragazzi che sono sparsi nelle sale, lungo il percorso, eccetera, e che discretamente fanno sì... Che tutte le misure di sicurezza siano assolutamente rispettate, ma senza essere invasivi e quindi facendo sì che voi possiate tranquillamente ritrovare il piacere della lettura e dell'immergersi nei libri, nella letteratura, nei saggi. E quindi questo incontro è al di là della importanza ovviamente dell'autore che stiamo ospitando e che voi siete venuti ad ascoltare ha per noi un significato particolare proprio per questo motivo. E, ed è anche molto importante il nome che abbiamo dato a questa manifestazione che si chiama Insieme, che non significa l'insieme delle tre storiche manifestazioni, libri e letterature che si fanno a Roma normalmente in epoche diverse, che invece questa volta qui sono tutte concentrate fra qui e il Parco del Colosseo e il Palatino, ma insieme a voi soprattutto, perché ovviamente tutto questo senza da parte nostra quell'attenzione e quel coraggio inteso come accoglienza, cura e responsabilità non sarebbe stato possibile, ma senza di voi non potremmo dirci stasera contenti di come è andata della vostra presenza, ovviamente i numeri sono importanti, ma sono secondari. L'importante è che adesso voi siate qui, anche con un poco di sole, siate tranquilli e siate qui per ascoltare un autore che personalmente apprezzo moltissimo, soprattutto per due motivi: la chiarezza espressiva e l'attenzione che pone al significato delle parole. E stasera parleremo proprio di due parole molto delicate che sono l'oggetto del suo ultimo libro, del coraggio, della gentilezza e del coraggio. Buon ascolto. Buongiorno a tutti. Dico: Mai, mai avrei pensato diciamo, di abbronzarmi durante una presentazione, una conversazione. Ciò è bello. Infatti, forse dovrò mettere gli occhiali scuri. Così posso cercare di passare inosservato, perché sapete, capitano cose eh, bizzarre agli autori che sono normalmente piuttosto vanitosi o molto vanitosi e compiaciuti del fatto di essere riconosciuti. Questo espone a qualche piccola trappola. Ho uh, qui con me, ho preso qualche appunto per le cose che dovremmo dirci oggi, un quaderno di Parma, capitale italiana della cultura, alla cui inaugurazione sono stato e dove ho uh, fatto un'esperienza traumatica, diciamo. Perché ero per strada e a un certo punto due signore mi hanno chiesto di fare un selfie e io. Diciamo col sorriso beota, un po' soddisfatto dell'autore compiaciuto di cui dicevo prima, dico certo, quindi ci facciamo questo selfie per strada, e poi sto per avviarmi, ma mi accorgo poi che c'era un ragazzo lì vicino che ci guardava e prima che io vada via mi ferma e diceva, posso fare anch'io una foto? Certo, faccio io sempre. Più compiaciuto, ho pensato che a Parma dovevo essere una star proprio. E quindi facciamo questa foto, poi ci salutiamo, io vado da una parte, una, lui dall'altra, ma poi sento dei passi dietro di me, si avvicina, mi tocca sulla spalla e faccio, prego, scusa, scusa, fa lui. Sì, faccio, ma tu chi sei? Quindi Capite che non è tutto quanto, diciamo così, nel modo migliore. Grazie, io questo lo apprezzo. Spero che sia rivolto a me e non a questo giovanotto. No, perché a volte quando mi capita di raccontare, diciamo, i racconti delle storie delle umiliazioni, l'applauso parte con un tempismo che non riesco mai a interpretare. Poi magari dopo ne racconto un'altra ancora più umiliante. È, è il mio psicoterapeuta che ha detto che devo fare questo bagno collettivo di autocoscienza. Va bene, oggi eh, facciamo una conversazione che eh, in qualche modo prende spunto da un piccolo libro che è uscito qualche settimana fa, il cui titolo è Della gentilezza e del coraggio, che dà appunto il titolo anche al nostro incontro di oggi, scusate. Di solito a questo punto si annuvola o addirittura piove un po'. Insomma, il titolo, come nelle intenzioni insomma, di chi ha scritto il libro e dell'editore, serviva a indicare quello che c'è nel libro, ma anche, come dovrebbero fare tutti i titoli, a suscitare qualche curiosità. E la prima curiosità, la domanda che viene da fare un po' a tutti quanti, è che c'entra la gentilezza con la politica, qual è la relazione fra le due, i due sostantivi del titolo, ma più ancora in radice di che cosa si parla quando si parla di gentilezza. E sempre quando si ha a che fare con un concetto eh, sfuggente o che si presta a interpretazioni molteplici, eh, lo strumento più efficace, il metodo, la procedura più efficace non è tanto quella di andare alla ricerca dei sinonimi, cioè delle descrizioni, delle spiegazioni, quanto piuttosto andare alla ricerca dei contrari che sono più potenti, sono più efficaci, delimitando in negativo la categoria di cui vuoi occuparti, ti consentono di capire meglio. E quindi il primo passaggio è cercare di capire che cosa non è la gentilezza di cui stiamo parlando, che appunto eh, significa introdurre una nozione eh, appunto allargata del contrario, del diverso. La gentilezza di cui parliamo non sono le buone maniere, non è il garbo, non è la cortesia, pur Tutte doti che a me personalmente, ma credo a molti, piacciono, che troviamo auspicabili, ma non è il tema di cui ci stiamo occupando. Andando un po' più in profondità, la gentilezza di cui parliamo non è l'amitezza di cui eh, parla in un celebre breve saggio Norberto Bobbio, il titolo del saggio è proprio Elogio dell'amitezza. E una delle caratteristiche che Bobbio attribuisce all'uomo mite è proprio quella che mi ha fatto riflettere sulla differenza fra il concetto di gentilezza e il concetto di mitezza, perché Bobbio dice che l'uomo o la donna mite tende a sottrarsi al conflitto percependone la sostanziale vanità. Vi è, diciamo, per implicito in questa affermazione eh, l'idea che sia possibile, sia possibile, quindi etico sottrarsi al conflitto, cioè che il conflitto sia qualcosa di eventuale, appunto cui ci si può sottrarre. Io non credo che sia così ed è proprio in ragione di questo convincimento del fatto cioè che il conflitto sia una parte ineludibile delle nostre vite individuali e collettive che ho cercato di costruire il concetto di gentilezza intesa come una strategia per affrontare i conflitti inevitabili, Cercando di evitarne una declinazione distruttiva. In questo senso, quindi, la gentilezza è, ripeto, molto diversa dalla mitezza di Bobbio ed è una, una qualità marziale, mi verrebbe da dire. Mi verrebbe da dire marziale perché il libro comincia proprio con un riferimento, una eh, metafora estrapolata dalla storia, o meglio dalla leggenda delle arti marziali, che è quella sulla elaborazione del principio fondamentale eh, di molte arti marziali, in realtà per me di tutte se correttamente intese, e cioè che la strategia del combattimento più efficace non stia nell'opporre forza alla forza dell'avversario, ma piuttosto di sfruttare l'aggressione, la violenza dell'avversario per disperderne l'energia e cercare una soluzione appunto non distruttiva del conflitto fisico, ma come già possiamo intuire, è un modo di riflettere che si applica molto bene al conflitto dialettico, al conflitto interpersonale senza dispendio di energia fisica. Il principio fondamentale è che se uno mi spinge, invece io di resistere con una controspinta che dà luogo a una situazione di violenza bruta, in cui il più forte inevitabilmente vince, il più forte nel senso della forza bruta, invece di spingere anch'io di fronte alla spinta, io cedo dolcemente, mi sposto un pochino e disperdo l'energia dell'attacco nel nulla, in un luogo diverso da dove quell'energia era stata indirizzata e dove intendeva essere applicata, cioè il mio corpo. E questa azione... Questa azione difensiva, che può naturalmente poi trasformarsi se è indispensabile anche in una controazione. Questa azione difensiva ha una funzione duplice e questa duplice funzione ci dice, io credo, qualcosa di importante sul conflitto non solo fisico. La prima funzione, il primo esito di un'azione di questo genere, è che appunto disperdo l'attacco lo neutralizzo senza un dispendio di violenza non necessaria, anzi senza nessuna violenza in questa fase. L'avversario perde l'equilibrio, il mondo, la sua rappresentazione del conflitto, quella che aveva fino a un attimo prima, cambia completamente proprio perché perde l'equilibrio, perde le coordinate. E in questo vi è la seconda funzione altrettanto importante che è una funzione di tipo, come posso dire, pedagogico. Cioè disperdendo il suo attacco, facendogli perdere le coordinate banali ma che hanno spesso funzionato di interpretazione dell'idea di conflitto, io comunico qualcosa implicitamente ma potentemente all'avversario. E cioè che quello non è un buon modo, che forse potremmo cercarne un altro che non significa naturalmente essere d'accordo su tutto, che non significa naturalmente... Eh, venir meno alle proprie convinzioni, ma significa che possiamo entrare in rapporto nel confrontare e nell'affrontarci, nel confrontare i nostri punti di vista e nell'affrontarci in una maniera diversa da quella dell'aggressione. Guardate, applicato, <coughs> applicato al mondo delle relazioni fra le persone, non ancora o non solo, della politica, perché a volte uno dice: questa è una bellissima metafora, ma poi in concreto come si fa? Beh. Facciamo un passo indietro. L'atteggiamento psicologico, eh, l'attitudine mentale, per essere più precisi, di quel tipo di combattente, quello che aspetta e quando arriva l'attacco dolcemente lo svia. È evidentemente un atteggiamento di estrema attenzione. Occorre cogliere ogni dettaglio del movimento dell'avversario per riuscire a neutralizzarne senza dispendio di energia la violenza. Trasferito all'ambito del dibattito, quale che sia questo dibattito, l'attenzione, l'atteggiamento mentale è la capacità di ascoltare quello che dice l'interlocutore. La capacità di ascoltare, ripeto, non significa affatto essere d'accordo, tutt'altro. Significa ascoltare quello che sta dicendo davvero per capire quanto del conflitto dipenda da un contrasto di ego e quanto invece sia una differenza che ha a che fare con la sostanza delle, delle cose. Vedete, eh, ascoltare è una pratica di cui si ragiona molto poco ed è una pratica fondamentale, di straordinaria efficacia, è una pratica che attribuisce potere sano nelle relazioni fra le persone. A prima vista, di fronte alla domanda chi ha più potere, fra chi parla magari ad alta voce e chi ascolta ci verrebbe da dire chi parla ad alta voce, ma basta qualche secondo di riflessione per renderci conto che la più grossa quota di potere è nelle mani di chi ascolta attivamente, che recepisce quello che viene detto in quel momento, non quello che lui o lei pensa che l'altro abbia da dire perché si è fatto un'idea di quell'altro applicando delle etichette, delle semplificazioni e reagisce a quello che viene effettivamente detto. Dicono eh, i maestri di arti marziali che la mente deve essere come una superficie di acqua calmissima, capace quindi di riflettere quello che c'è, quello che si affaccia su di lei. Pensateci un attimo, se l'acqua si increspa la sua capacità di riflettere si riduce enormemente fino a sparire. E io ai tempi, insomma, quando ero ragazzo, cioè pochissimi anni fa, Fatto, fa facevamo le gare di arti marziali e i maestri più anziani dicevano prima di combattere pensa alla superficie di un lago calmo, che provateci non è affatto così semplice. Allora l'ascolto è la procedura per entrare in rapporto con gli altri con efficacia, anche un rapporto competitivo, anche un rapporto eh, competitivo in modo acceso, una forte divergenza di vedute. A me capita a volte di fare dei dei seminari rivolti o ad avvocati o a volte magistrati o a dirigenti d'azienda in cui si parla di questi temi e quando c'è l'opportunità eh, si prova a fare anche un piccolo, una piccola esercitazione pratica. Recentemente mi è capitato proprio con i dirigenti di una, di una grande società assicurativa dopo aver enunciato questi concetti siccome applicabili a quel mondo, io ho detto vabbè adesso prendiamo, eh, prendiamo due di voi che su qualche tema sono in fortissimo disaccordo e intavoliamo un dibattito pubblico in cui la regola è una sola. Il primo parla, il secondo prima dire, eh, dice la sua posizione naturalmente, il secondo, la seconda quando è il suo turno può replicare quello che vuole a una sola condizione, che prima riassuma quello che ha detto il primo chiedendogli ho capito bene, solo dopo che l'altro dice sì hai capito bene può replicare, che sembra un esercizio di una enorme banalità. Però facciamo un passo indietro, pensate a che cosa facciamo noi tutti normalmente nelle conversazioni. Se sono conversazioni civili, noi siamo persone civili. Di solito stiamo zitti mentre l'altro parla e stiamo zitti mentre l'altro parla eh, non ascoltando quello che dice, ma pensando a quello che diremo noi quando sarà il nostro turno. Fateci caso. Il primo dei due dirigenti dice la sua opinione su un tema aziendale su cui c'era veramente un dissenso piuttosto, piuttosto intenso. E si vedeva anche dal modo in cui instaurata questa competizione pubblica eh, le posture erano state assunte. Tocca all'altra, che era una dirigente, io dico allora lei adesso riassuma quello che ha detto il suo collega e poi eh, risponda. E lei fa, no, no, sì, ma ho capito, ho capito, ho capito cosa ha detto. Sì, dico, mi fa piacere che lo abbia capito, però lo faccia percepire a noi tutti e anche al collega. No, ma ho capito benissimo, <ride> non ho alcun dubbio, diciamo. Insomma, la terza volta... Come fosse stata in qualche modo risvegliata da una specie di trance, questa si fermò proprio, io ricordo questa faccia e poi si rese conto di non essere capace. Cioè non sapeva eh, dire quello che aveva detto il collega perché non l'aveva ascoltato. Fate caso a questo aspetto eh, piuttosto impressionante. Non erano stati buttati lì nella, eh, eh, nella gone di questo esperimento senza essere preavvertiti, era stato spiegato prima quello che ci siamo detti brevemente prima. Quindi sapevano benissimo qual era la funzione dell'esperimento e che cosa avrebbero dovuto fare, ciò non di meno questa signora non aveva ascoltato. Eh, mi piace raccontare questo eh, aneddoto perché poi dopo, ovviamente lui ripeté, lei a quel punto riuscì a parafrasare, ebbe l'approvazione del primo e dopo cinque minuti, mi piace farlo perché non è che vada sempre così, ma in questo caso si accorsero che non erano in disaccordo. Allora lì parve un gioco di prestigio che diciamo, in effetti in qualche modo lo era e lo è, come quando, quando si vede praticare correttamente l'arte marziale e tu vedi qualcuno che aggredisce l'altro e l'altro con un movimento di estrema economia, a volte addirittura di dolcezza, eh, eh, si sbarazza dell'attacco. Apro e chiudo parentesi, ho detto dolcezza. Eh, L'etimologia della parola... Eh, giapponese judo o anche di quella giujitsu eh, judo vuol dire giù significa cedevolezza, dolcezza, non resistenza, gentilezza. Judo vuol dire via della cedevolezza, che è esattamente l'accezione a cui mi riferisco io quando parlo di gentilezza e ripeto, giù vuol dire anche gentilezza in giapponese. Qual è l'ostacolo? A una cosa che sembra così semplice, cioè come ascoltare chi ci sta davanti, cioè prestare attenzione a quello che accade nel mondo attorno a noi e, e reagire in maniera appropriata piuttosto che applicando delle categorie precostituite molto spesso grandemente inefficaci o del tutto inefficaci. Eh, eh, la, 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 sapete, la vecchia battuta sul fatto che, se uno è abituato a usare il martello, tratterà tutto il mondo come un chiodo, che ovviamente non è un'eccellente idea. Qual è l'ostacolo principale? L'ostacolo principale è quello che potremmo chiamare, diciamo che l'ostacolo principale alla pratica della gentilezza a cui stiamo facendo riferimento adesso, quella che potremmo chiamare la trappola dell'ego. Noi siamo intrappolati in un sistema di presupposizioni, di etichette, di opinioni o pseudo opinioni nei quali in qualche modo ci identifichiamo, sono eh, il nostro modo di andare nel mondo, corazzati per paura diciamo, che il mondo possa farci male, anche soltanto scuotendo diciamo così, il nostro senso fallace di, di sicurezza. Questa è una delle maniere migliori per, per essere stupidi. La stupidità è una categoria che riguarda tutti quanti noi, tutti, nessuno escluso, quindi questo è bene precisarlo, eh, eh, ci sono varie opinioni sul tema della stupidità e sarebbe divertente fare una intera conversazione solo su questo, per esempio quella di Alexandre Dumas, figlio, che diceva preferisco i mascalzoni agli imbecilli perché i primi almeno si prendono ogni tanto un minuto di pausa. Ed è ovviamente una visione molto, molto pessimistica che tende comunque a dividere il mondo in imbecilli eh, intelligenti, il che in parte naturalmente è vero, ma quello che noi adesso che qui siamo evidentemente tutti intelligenti eh, non dobbiamo dimenticare è che la stupidità è un pericolo inagguato per tutti quanti. La stupidità è la rigidità, la stupidità è essere intrappolati dall'ego, la stupidità è avere di sé un'opinione che è il risultato di un racconto più che di un racconto autoelogiativo, più, più che una autentica percezione. Nel 1999, nel 1999 due psicologi della Cornell University New York eh, realizzarono uno degli studi più importanti di psicologia e psicologia sociale degli ultimi decenni, il cui risultato fu eh, prese proprio il nome da questi due ricercatori, si chiama Effetto Dunning-Kruger. In estrema sintesi, l'effetto Dunning-Kruger è quello per cui più si è incompetenti, più si è inconsapevoli di esserlo. Più si è stupidi e meno si ha la percezione di questa stupidità. Più si è ignoranti in un certo ambito, più si è inclini a esprimere opinioni completamente infondate in quell'ambito. È un fenomeno diciamo, su cui non devo attirare troppo la vostra attenzione, perché ne abbiamo un certo numero di esempi quotidianamente in televisione. Ma vedete, questo ci introduce al tema di che cosa sia eh, eh, la categoria dell'esperienza e della competenza. Eh, il vero esperto, se volessimo dirla con estrema, in estrema sintesi, è uno che è capace di accorgersi se sta facendo male qualcosa. Uno o una, cioè, munito di una dote che è una parola difficile, ma una sostanza comprensibile, si chiama metacognizione. Metacognizione vuol dire uscire da se stessi e guardarsi dall'esterno, cercando di valutare in ogni ambito la propria prestazione. L'esperto, comunque la persona competente, o comunque la persona... Eh, eh, Esperta dal punto di vista del metodo della conoscenza, è capace di uscire da sé. Hemingway diceva che la dote fondamentale di uno scrittore, di un vero scrittore, oltre a diciamo, un pizzico di talento che ovviamente non guasta, aggiungo io: è avere uno shit detector sempre in funzione. Per i non poliglotti, vuol dire un rilevatore di, di schifezza, di cacca, sempre in funzione. Significa che devi essere capace di vedere continuamente dove stai sbagliando, dove stai clamorosamente sbagliando e autocorreggerti in un processo progressivo. Che c'entra questo con la gentilezza? C'entra che la gentilezza si può praticare se si esce da se stessi, riepilogo questo concetto, ma ciò che normalmente ostacola questa uscita da noi stessi è l'essere abbarbicati a un sistema di convinzioni molto spesso fallaci. Di autonarrazioni, di etichette, eh, di pseudoconoscenza. Cioè uno degli ostacoli alla pratica della gentilezza come virtù strategica è la nostra incapacità di conoscere il mondo e noi stessi con intelligenza. Questo naturalmente questo fenomeno è, lo sappiamo tutti, seriamente aggravato in questi ultimi anni da, un, da una situazione che accresce il senso di falsa competenza e cioè l'enorme disponibilità, apparente enorme disponibilità per tutti di informazioni, conoscenze, dati immediatamente reperibili. Chi di noi di fronte a una curiosità, a un dubbio o altro non è andato o non va a fare la sua ricerca sulla rete su Google e Wikipedia in particolare, ma ovunque, e dopo aver visto velocemente, in due o tre minuti, quello che c'è scritto là, pensa di essere informato sull'argomento e di poter addirittura interloquire su quest'argomento. Vedete, il troppo materiale disponibile, apparentemente disponibile, di facile acquisizione apparentemente facile acquisizione accelera e rende eh, più pericoloso il meccanismo cui facevamo accenno prima. Una studiosa americana ha trovato un, una che mi piace moltissimo per definire eh, la progressiva perdita di contatto con la sostanza delle conoscenze per eh, aggrapparsi solo all'apparenza delle conoscenze. Ha detto... Ha trovato l'espressione pazienza cognitiva e ha sottolineato come la pazienza cognitiva sia collettiva in via di progressivo sgretolamento. La ricerca, la ricerca frenetica di atomi di informazione valutati in modo non valutati, in realtà maneggiati in maniera totalmente acritica e mantenuti come atomi, cioè non inseriti in un quadro articolato di conoscenze, che è la premessa per l'esercizio dello spirito critico, è incrementata da un fenomeno su cui io mi sono parecchio interrogato, in particolare durante il, il lockdown, periodo nel quale questo libro è stato scritto peraltro, dopo una riflessione che veniva da diversi anni però, e cioè la differenza fra fretta e rapidità. Due concetti che a prima vista sembrano parenti, nessuno direbbe che significano la stessa cosa, però si potrebbe dire che appartengono allo stesso territorio concettuale. In realtà sono due... Concetti che enunciano attitudini e modalità di comportamento e modalità di essere completamente agli antipodi. La fretta è quella che molti di noi praticano come un riempitivo ansiolitico, diciamo, a un'esistenza troppo, troppo eh, invasa da sollecitazioni di ogni tipo. Eh, un tipo particolare di fretta ossessiva, di vera e propria motorrea insensata, caratterizzata da una eh, incapacità di vedere l'orizzonte temporale delle proprie azioni, è quello di molti politici. Fate caso a come molti politici o uomini e donne di potere eh, siano in un continuo, perpetuo, e inquietante movimento da un incontro all'altro, da una presentazione da un evento elettorale all'altro, da una discoteca in spiaggia alla... Al oh, no, si può dire, appena ho detto sarrabbiano, vabbè non dico più discoteca in spiaggia. Eh, senza che in questo vi sia eh, alcuna connessione di sostanza e soprattutto senza che vi sia alcuna contenuto di messaggio, se solo uno ascolta quello che viene detto e ripetuto e ripetuto ossessivamente. Il presentismo segnato dalla fretta è una delle più tipiche caratteristiche del politico narcisista, incapace di un orizzonte temporale, è bisognoso bisognosa soltanto di una eh, continua, ripetuta, nevrotica gratificazione molto simile a quella che deriva dall'assunzione di sostanze stupefacenti. La fretta è caratterizzata, è il risultato, ed è l'indizio dell dell'incompetenza, della incapacità di entrare in rapporto efficace col mondo e con i problemi. Tutto il contrario della rapidità, per la quale ho, per la quale ho un aneddoto, che amo molto, riguarda Picasso, che... Un giorno pare fosse in un caffè parigino con degli amici e eh, chiacchierando a un certo punto si mise a disegnare su un tovagliolino, fece un semplice disegno con la matita. E una signora dal tavolo vicino si rese conto di questa azione e andò da Picasso che eh, era già Picasso e gli chiese di poter comprare questo disegno. E lui disse sì, certo era perfettamente disponibile a venderlo, e quando le chiese però quanto costava, lui indicò una cifra spropositata. E la signora gli disse, ma, 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 ma no, è, è tantissimo, cioè, ci ha messo 30 secondi a farlo. E Picasso la guardò sinceramente stupito, a quanto pare, e disse, signore, io ci ho messo tutta la vita. Ecco, questo riassume, secondo me, bene il senso, di questo specifico argomento, il gesto rapido, essenziale o rapidissimo anche di chi è competente o estremamente competente in una certa pratica, in una certa disciplina, è inevitabilmente il risultato di una lunghissima pratica dell'aver fatto, come diceva Niels Bohr, tutti gli errori possibili nel proprio campo. L'esperto è chi ha fatto tutti gli errori possibili nel proprio campo. È un mondo dominato dalla fretta, un mondo dominato da eh, eh, un'attitudine rispetto eh, alla conoscenza e alle notizie, che è quella di chi ha schemi precostituiti, etichette, non ascolta, non registra con attenzione quello che accade. È il terreno fertile per tutti i tipi più o meno mascherati di propagande populiste e di bugie più o meno articolate. Ora, sembra che uno ora non possa interpretare i comportamenti grandemente riprovevoli del più grande bugiardo della politica mondiale vivente, perché è ammalato. Ovviamente noi auguriamo la guarigione a chiunque, senza alcun dubbio, ma questo non sospende la possibilità di valutare e di esprimersi con... Eh, I necessari toni critici, un certo modo di fare politica. Il New York Times eh, ebbe modo di verificare che nei primi mille giorni di eh, presidenza Trump ha detto un numero di bugie così gigantesco, un numero di bugie così tante volte ripetute, sempre la stessa. Da guadagnarsi appunto un'onorificenza un poco, poco desiderabile, inventata proprio dal New York Times, che si chiama Bottomless Pinocchio, cioè Pinocchio senza fine. Uno potrebbe chiedersi: ma se lui e i tanti altri politici populisti e dunque bugiardi sia chiaro: non è possibile essere populisti senza essere bugiardi. Lo ha detto oggi anche il vescovo di Roma, parlando esattamente di questo tema, della malattia per le società avanzate costituita dal populismo. Non si può essere populisti senza essere bugiardi e le bugie eh, di tutte le fogge, di tutte le maniere, che siano teorie del complotto o semplicemente ottusa, sistematica, negazione, della realtà funzionano come strumenti di propaganda essenzialmente rispetto a un pubblico che è affetto dai problemi di cui dicevamo, incapacità di porsi criticamente rispetto al mondo perché intrappolato in un sistema di presupposizioni e il compito di una riflessione non solo politica sana è quello di individuare gli strumenti che possono progressivamente liberare gli individui da questa trappola psicologica che li rende sudditi, molto spesso a loro insaputa, per cercare di restituire loro eh, il diritto di cittadinanza, che, che non è un fatto formale, certo è anche un fatto formale. Ma la cittadinanza non si nutre tanto e solo di alcuni diritti formali, come appunto eh, il voto e alcune altre cose si nutre dell'attitudine a partecipare alla vita pubblica esercitando il ruolo fondamentale del cittadino che è quello della lettura critica dell'esercizio del potere. All'inizio del libro si dice con una certa diciamo, presunzione che il libro aspira a offrire una specie di manuale per l'uso del potere rivolto a chi il potere ce l'ha, cioè eh, appunto i politici, ma anche i magistrati, gli alti funzionari, i burocrati, ma soprattutto a chi il potere apparentemente non ce l'ha, cioè i cittadini, cioè noi. E lo strumento fondamentale del diritto di cittadinanza, quello sostanziale, non formale, è l'esercizio del pensiero critico. Che è il modo per snidare le opacità del potere. Vedete, ancora una volta Bobbio, su questo non ho uno spunto critico, ma tutt'altro. Ha detto che la democrazia è quel sistema di governo in cui il potere è esercitato in modo visibile. La visibilità del potere caratterizza la democrazia, non semplicemente il fatto che ogni cinque anni o cinque mesi si va a votare per qualcuno che poi dovrà eh, rappresentarci e tutte le pratiche più o meno consapevoli che tendono a ostacolare questa visibilità sono il segno di una impostazione antidemocratica, anche se sono messe in atto da chi ci sembra il più democratico di tutti, figuriamoci se sono messe in atto da chi ci sembra meno democratico. Io qui devo aprire una parentesi, fare una piccola digressione su che cosa significa visibilità, perché anche qui il rischio della lettura populistica di un concetto fondamentale è altissimo. La visibilità non è la pagliacciata dello streaming, ve la ricorderete tutti quanti in occasione delle consultazioni del 2013. Quello è un guardare nel buco della serratura della trama di relazioni le più varie, che portano poi a decisioni che devono essere giustificate con argomenti. La leggibilità del potere è quella. L'esempio migliore per capire che cos'è un potere leggibile e trasparente è guardare quello che succede nel mondo della giustizia. Quando, i giudici, quando finisce il processo i giudici devono deciderlo vanno in Camera di Consiglio, si dice così, e quello che accade in Camera di Consiglio, quello che si dicono, quello che non si dicono, gli argomenti che si scambiano, è segreto, è segreto. Poi i giudici escono, può succedere che uno sia in dissenso rispetto all'opinione della maggioranza, allora può scrivere che è in dissenso da quell'opinione, ma poi i giudici escono, leggono la sentenza e poi la sentenza, dice la Costituzione, va motivata. La leggibilità è quella, non guardare nel buco della serratura a vedere se il giudice si mette il dito nel naso o, o, o beve la Coca-Cola o qualsiasi altra cosa. È poter verificare il procedimento razionale che basa le decisioni e questo vale con connotati diversi, ma con la medesima intensità per tutte le forme di potere. La giustificazione. Dell'esercizio del potere fatta con procedure e contenuti falsificatori è un grave attentato alla democrazia. Noi spesso lo consideriamo semplicemente una forma di malafede. Ma sapete, il problema per esempio non è il compromesso, che è invece è una categoria nobile dell'agire umano e della politica. Il compromesso significa promettere insieme, significa che c'è un dissenso e due o più parti si incontrano. Dopo una discussione su una soluzione che eh, cerca di contemperare le opposte esigenze. Il problema non è il compromesso, è il fatto che il compromesso va raccontato in quanto tale e non dicendo le bugie e rendendo indecifrabile o difficile da decifrare l'azione di chi ha il potere. E quindi dicevo, le doti del cittadino consapevole possono essere riassunte essenzialmente nell'esercizio del pensiero critico. Io vedo che ci sono sostanzialmente tre diramazioni del pensiero critico inteso in questa accezione, che sono la capacità di dubitare ponendo domande. L'amore per il dubbio e per l'errore, che è collegata a questo, e poi una cosa che sembra non c'entri nulla con la politica e invece per me c'entra moltissimo tant'è che un titolo di un capitolo è Umorismo, virtù politica, e la pratica del senso dell'umorismo. Vediamo, Vediamo molto brevemente che cosa sono queste tre pratiche. Beh, le domande significano mettere in dubbio le certezze apparenti, le cose che diamo per scontate o che vorrebbero che dessimo per scontate. Un esercizio formidabile per capire cosa sono le domande e per mettere in atto subito questa procedura di scrutinio penetrante di tutto, che non significa non muoversi, significa soltanto dire non diamo nulla per scontato. Lo suggeriva Bertrand Russell dicendo guardate, pensate come la conoscenza, il mondo, le persone sarebbero migliori se noi tutti prendessimo l'abitudine di tanto in tanto di collocare alla fine di una frase che contiene un'affermazione che diamo per scontata, un punto interrogativo. Prendetevi dieci secondi ora per cercare una frase che date assolutamente per scontata e mettete il punto interrogativo e guardate il piccolo smottamento che solo per effetto di questa procedura meccanica si produce nella visione del mondo. Allora, avere il coraggio di, eh, di praticare questa roba qua, cioè di chiedere agli altri, ma soprattutto a noi stessi, la metacognizione si realizza così. Mettendo in dubbio, e si mette in dubbio facendo le domande, e si mette in dubbio accettando l'idea che parrebbe ovvia e che invece nella pratica è molto poco frequentata che tutti quanti commettiamo continuamente degli errori e che gli errori sono uno strumento fondamentale del progresso individuale e collettivo, non roba di cui vergognarsi. C'è cioè, il titolo di questa raccolta di scritti di Goethe, a me piace moltissimo, gli errori rendono amabili, al contrario, insopportabili sono le persone che non sbagliano mai, ovviamente non esistono, che credono e si presentano al mondo come persone che non sbagliano mai. Proviamo, provate a chiedere a un politico o anche a un non politico, a chiunque, è un ottimo test per vedere la qualità delle persone, di indicare eh, qualche errore grave che ha commesso nel corso della sua attività. Bisogna vedere se rispondono come rispondeva Woody Allen in un meraviglioso fra i suoi racconti brevi in cui a un certo punto dice... Ho deciso finalmente di fare un elenco dei miei difetti, eh, però non sono riuscito ad andare oltre a qualche volta dimentica l'ombrello. Provate a chiedere degli errori e dei difetti e guardate che risposta arriva, perché sapete sugli errori di solito ci si sente dire, ah sì ne ho commessi anch'io tanti, ma che ci fosse data la grazia di sentircene dire uno, un vero errore che non fosse mi sono fidato troppo, sono stato troppo buono o a volte sono testardo e per questo in questo modo gli errori e i difetti tendono a sovrapporsi gli uni con gli altri. La capacità di riconoscere gli errori è una capacità decisiva per il progresso, la capacità degli individui e delle società. L'idea stessa del riconoscimento dell'errore è una parte del concetto di democrazia. Con naturale l'idea di democrazia è l'ostilità e il rifiuto delle decisioni irrevocabili. Perché la democrazia rifiuta le decisioni irrevocabili? Che, che profondamente dentro di sé ha la nozione che continuamente si sbaglia e la decisione irrevocabile può diventare un errore irrevocabile, a volte catastrofico. E vedete, non riconoscere gli errori, no, voglio, voglio dirvi una, una cosa che sembra non c'entri nulla. Non accettare la frustrazione apparente che poi diventa invece un modo di esistere efficacemente nel mondo è un problema grave. Io tanti anni fa per un paio d'anni andai in vacanza con dei miei amici alle isole Tremiti e in breve fui colpito, particolarmente colpito, dalla vicenda umana di un giovane pescatore che non era esattamente, diciamo, un Apollo, mettiamolo così. Era un ragazzo sovrappeso, non bello, insomma. Però questo, ogni stagione estiva, concludeva con, diciamo, tre o quattro avventure con bellissime turiste. E questo, capite, per ragioni esclusivamente scientifiche mi tormentava. Perché ridete? Tormentava non era giusto. E quindi a un certo punto, dopo averne parlato anche con amici, ho deciso di chiederlo a lui direttamente, volevo proprio, dico scusa, ma pare si chiamasse Tommaso, ma non sono sicuro, come, come fai? Scienza. E, e lui disse proprio con una lucidità teorica e una parsimonia eh, linguistica, dice io ci provo con tutte. Pensateci un attimo io ci provo con tutte, significa non me ne importa niente che se su 196 mi mandano via anche in malo modo. Perché effettivamente quello che conta alla fine del campionato sono le quattro che non ti hanno mandato via. Eh, qualcuno ha detto che la differenza fra un grande seduttore e uno sfortunato in amore è la tolleranza alle frustrazioni. Ecco, lui lo aveva capito, ma questo riguarda anche altri ambiti. Il progresso dipende dalla capacità di tollerare gli errori, della capacità di farne molti, di apprezzarli, di imparare, di rialzarsi velocemente non negandoli. Agli altri e soprattutto a se stessi, ricordate la metacognizione di cui dicevamo all'inizio. E poi il senso dell'umorismo. Il senso dell'umorismo è la dote più importante per uscire dalla gabbia dell'ego di cui parlavamo prima e entrare realmente in maniera efficace in rapporto col mondo che ci circonda. Eh, Franklin, Benjamin Franklin diceva impara a ridere di te stesso prima che siano gli altri a deriderti ed è una verità, è un suggerimento eh, profondo. Eh, noi siamo perfettamente capaci di cogliere il ridicolo degli altri e normalmente non siamo capaci di cogliere il nostro ridicolo, ma se uno esce e vede quanto in tante occasioni noi siamo goffi, ridicoli, patetici, pomposi, autoriferiti, e se uno impara a fare questa roba qua, che non è facile, e coglie... L'aspetto ridicolo di tutto questo, come ci fa ridere un altro che magari fa lo stesso nostro lavoro e, e, e nella stessa situazione parla eh, accanitamente di se stesso quando dovrebbe parlare di qualcun altro, è il grottesco derivante dalla rigidità e la rigidità che deriva dal non essere fluidi rispetto al mondo perché si è intrappolato da quel sistema di, di convinzioni. E il senso dell'umorismo diventa una dote politica, morale ed epistemologica, è morale perché. Eh, se sappiamo ridere di noi stessi diventiamo tolleranti nei confronti degli altri. È epistemologica perché se siamo capaci di vedere noi stessi e quindi ci muniamo del fondamentale eh, grimaldello per far saltare la trappola dell'ego e produrre la metacognizione, siamo capaci di entrare ancora una volta in relazione con gli altri ed è politica perché... Non c'è nessun difetto peggiore di un uomo o di una donna di potere di quello più diffuso, cioè il fatto di prendersi spaventosamente, spaventosamente sul serio, neanche nelle situazioni più, più, eh, che più suggerirebbero un atteggiamento diverso, mettiamolo così. Beh, insomma, vedete, come si dice, ci avviamo verso la conclusione. Eh, tutta questa roba qui, che ho detto in maniera più o meno. Sintetica, tutte queste pratiche, l'umorismo, la cedevolezza, la metacognizione, uscire da se stessi, fare le domande, fare anche quelle che sembrano domande stupide, amare gli errori, eh, non è facile ovviamente, richiede coraggio, ecco qui la seconda parola del titolo. Il coraggio è anche questo, dobbiamo definirla e proviamo a definirla nella stessa maniera, tanto vedendo dove ci sono i contrari. Fuorvianti. Se uno apre un dizionario, legge i contrari di coraggio, paura, che è semplicemente insensato ai nostri fini. La paura non è il contrario di coraggio, la paura è la premessa del coraggio. E detto in altri termini: il coraggio è il buon uso della paura, la paura è un segnale, la paura non governata diventa una malattia che distrugge tutto, ma la paura che eh, ci indica dove c'è un possibile pericolo? suggerisce all'intelligenza la necessità di agire è un carburante c'era questo film con De Niro ehm, Al Pacino a un certo punto Al Pacino che fa il poliziotto dice, parlava de, dell'angoscia non della paura ma vale esattamente la stessa cosa C'è l'angoscia, io l'angoscia ce l'ho sempre io mi prendo cura della mia angoscia perché mi mantiene vigile la paura è una dote biologica e culturale allo stesso modo della capacità di provare vergogna, sono strumenti di autodifesa rispetto all'imbecillità, rispetto agli errori catastrofici, rispetto all'ottusità, rispetto alla negazione dell'umanità. Anche quella va, va coltivata e incanalata. Coraggio come buon uso della paura. Qual è il contrario di coraggio allora? Il vero contrario di coraggio, parlando delle cose di cui stiamo parlando. Beh, per me il contrario di coraggio, se devo dire una parola sola, è indifferenza. Il contrario di coraggio è farsi i fatti propri. Il contrario di coraggio è girare la testa dall'altra parte perché tanto lo farà qualcun altro e comunque non è affar mio. Il contrario di coraggio è il contrario di una definizione bellissima della moralità che da Adorno dice: la forma più alta di moralità è non sentirsi mai a casa, nemmeno a casa propria. Cioè, sentirsi a proprio agio non è morale. Perché nel mondo, che pure è un mondo migliorato tanto, e su questo c'è invece una vulgata da negare, nel mondo ci sono cose ingiuste. E non è morale sentirsi perfettamente a proprio agio in un mondo in cui ci sono cose ingiuste. Un pensatore irlandese, Edmund Burke, ha detto il male, non, voglio, non sono segnato, segnare, sì. perché il male trionfi, basta che gli uomini buoni non facciano nulla. E in maniera più articolata e potente, epica. Lo ha detto in un leggendario scritto del 1917 Antonio Gramsci, ha scritto è. Odio gli indifferenti, un'invettiva durissima, epica, come un grande manifesto civile e politico contro quella che lui considerava e molti di noi considerano la peggiore forma di inumanità dell'uomo verso l'uomo, cioè appunto l'indifferenza. Voglio leggervi solo qualche piccolo brano. L'indifferenza è il peso morto della storia, la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Quando accadono le catastrofi, fra gli indifferenti alcuni piagnucolano, altri bestemmiano, ma nessuno si interroga sulla sua inazione. E dice poi: odio il loro piagnisteo di eterni innocenti, domando conto a ognuno di essi di ciò che ha fatto, e specialmente di ciò che non ha fatto. E nell'omissione il delitto più grave, diciamo così della negazione dell'essere cittadini, nel non prendersi la propria responsabilità, quale che sia il campo. Allora, coraggio e gentilezza insieme, se volessimo dirlo in estrema sintesi, significa prendersi la responsabilità di essere umani, né più né meno. Il libro finisce con una eh, parafrasi eh, eh, di una citazione da un film che abbiamo amato, credo. Tutti o in molti, che è l'attimo fuggente. A un certo punto il professor Keating dice: Noi non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino. Noi scriviamo e leggiamo poesie perché siamo membri della razza umana e noi non ci comportiamo con gentilezza e coraggio, con coraggio e gentilezza perché è carino, perché è elegante, perché si fa bella figura, ma perché questo serve a corrispondere a un'idea di umanità che è un meccanismo in progresso. Questo richiede una. Una pratica tanto semplice quanto difficile e fondamentale che è quella della scelta. Vedete io ho letto di, di Gramsci un altro, diversissimo, pensatore a suo modo. Bob Dylan ne parlava, parlava di quella che lui anche considerava la peggiore forma di inumanità dell'uomo verso l'uomo, cioè appunto l'indifferenza. In quella che è probabilmente la canzone di protesta più celebre di tutti i tempi, che è Blowing in the Wind, a un certo punto c'è una strofa che fa. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Quante volte un uomo può girare la testa e fare finta, semplicemente fare finta, di non vedere? Allora, fare finta di non vedere, o invece girarsi a guardare e agire di conseguenza dipende quella parola semplice che è scelta ed è attorno a questa che poi ruota tutto quanto e allora quando uno parla di gentilezza e coraggio e di tutte queste altre cose sta parlando essenzialmente del dovere di scegliere e la scelta è una pratica che può essere contemporaneamente audace, allegra, eh, coraggiosa, intelligente eh, attorno alla all'alone di senso di questa parola che ruota tutto quanto gentilezza, coraggio, umorismo responsabilità ancora una volta, quindi scelta, scelta intesa come un atto audace, coraggioso verso il mondo, scelta, mi sento di dire, come un atto continuo e coraggioso di reinvenzione, di reinvenzione del mondo e di costruzione dell'umanità. Grazie a tutti.